a tutti, sono Sofina Wall, sono un'attivista per i diritti umani. Tempo fa mi facevo chiamare giornalista freelance. Semplicemente una ragazza, un essere umano, come tutti voi. Quello che ho cercato di fare negli anni è cercare di andare a trovare problemi, cercare di risolverli in qualche modo. Dalla persona che dorme per strada, al tossicodipendente, alle persone che arrivano con le imbarcazioni in Sicilia. Vivo a Catania, sono laureata in scienze politiche e lavoro in tribunale come mediatrice culturale. Bene, cosa vi devo raccontare in questi 15 minuti? Vi racconto quello che batte qui dentro. Non è possibile studiare nei libri. Possono essere libri di storia, possono essere altri libri. Non è possibile sapere che un miliardo della popolazione mondiale è analfabeta. Non è possibile pensare che un miliardo della popolazione mondiale non ha accesso all'acqua pulita, cioè quell'acqua che semplicemente noi la mattina apriamo, ci facciamo una doccia magari che dura un'ora e mezzo, o semplicemente quell'acqua che apriamo per lavare una strada. Non è possibile pensare che 2 miliardi della popolazione mondiale non hanno l'accesso ai servizi sanitari, a delle strutture che possono in qualche modo attenuare. Solo nel 2005 più di 3 milioni di persone sono morte per AIDS. Vorrei ricordare a tutti voi che solo 3 giorni, in 3 giorni le spese militari nel mondo equivalgono a un anno delle spese per la lotta all'AIDS. Allora un fondo di ipocrisia c'è. Questi sono dati che non servono a nulla. Quello che serve è realmente fare qualcosa. Cosa si può fare? All'età di 14 anni ho iniziato a Catania, ho iniziato ad accogliere le persone che arrivano con le imbarcazioni. Tutti coloro che arrivano in Sicilia passano dalle stazioni. Le strade sono di chi ama, le stazioni di chi ama. Scendete semplicemente nelle stazioni, toccate le persone che continuano i viaggi, i loro viaggi, il secondo viaggio della speranza verso il nord Europa, perché l'Italia rimane un paese di passaggio. Toccare queste persone, guardarle negli occhi, ti rende molto più responsabile. Ti rende semplicemente un essere umano, molto più responsabile. Io quando esco di casa la mattina riesco a vedere le mie mani rosse, semplicemente perché il sangue al di là del mar Mediterraneo mi appartiene, appartiene a tutti noi. Cioè vedere queste mani rosse la mattina e rivederle così la sera è un obiettivo di tutti i giorni. Io ho iniziato con una mensa. Ho preso una stanza da una Caritas e inizialmente ho detto che dovevo semplicemente cucinare. Con il tempo ho iniziato a insegnare italiano, ho iniziato a prendere i numeri di tutti gli avvocati, eccetera, eccetera. Ho iniziato in qualche modo, io non amo l'assistenzialismo, ho sempre cercato in qualche modo di dare degli strumenti alle persone che arrivano qui in Italia o altrove, anche su internet, cercare in qualche modo di tradurre delle informazioni, rendere le persone partecipi del loro futuro, semplicemente. In questa stanza sono riuscita insieme a 5 ragazzi a cucinare circa 400 persone, mentre a Catania non c'era un pranzo, c'era solamente una sorta di cena alle 5 e mezzo e alle 7 di sera. E credo che ogni essere umano, prima di tutta la filosofia che si può fare, tutto quello che noi possiamo dire, credo che l'essere umano prima deve avere questa piena per poi poter ragionare, per poi poter studiare, per poi poter fare politica e fare tutto quello che tutti noi facciamo. Le foto che vedete dietro, che scorrono, sono l'accoglienza in questi ultimi 2 anni, sono l'emergenza siriana e non solo. Persone che mi hanno conosciuto dentro la stazione di Catania. Il primo gruppo erano 50 persone, con il tempo hanno preso il mio numero di telefono e hanno iniziato a scrivere il mio numero di telefono su Facebook. Su Facebook la primavera araba è andata su Facebook e il mio numero di telefono, stranamente, quasi tutte le persone che decidono di mettere piede su un'imbarcazione hanno il mio numero di telefono. Da qui il mio lavoro si è trasformato in qualcosa di diverso, in qualcosa di molto più faticoso, ma molto più bello. Il fatto che una persona ti chiama da un'imbarcazione e ti dice: per favore, chiama la Guardia Costiera, di loro che siamo 300 persone uscite da Alessandria, in navigazione da 10 giorni, l'imbarcazione di legno, c'è stato un trasbordo in mare, i bambini piangono, una donna sta per partorire, le onde sono alte, sta piovendo. Comunica alla Guardia Costiera. Chiami la Guardia Costiera e la Guardia Costiera ti risponde. I primi mesi, quando non mi conoscevano,
Dopo tre chiamate alla guardia costiera mi hanno richiamata dicendomi Sofina Wall, mi hanno dato anche l'indirizzo di casa mia, giusto per ricordarmelo, lei è stata denunciata per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Mi ricordo che quella serata andai al primo posto di polizia, incontrai la Digos e feci questo. Arrestatemi, sono stata denunciata verbalmente dalla guardia costiera dal comando generale di Roma. Lo stesso comando generale di Roma ha conosciuto questa pazza, questa folle, e adesso il comando generale di Roma, qualsiasi orario, 3-4 del mattino, chiama per mettermi in chiamate di gruppo con delle imbarcazioni in difficoltà. Cosa significa essere in una chiamata di gruppo con un'imbarcazione in difficoltà? Non significa solo tradurre, anche perché se fosse solo tradurre, io la domanda che mi faccio è, vivo in Italia da 26 anni, non ho mai capito perché il Comando Generale di Roma non ha un interprete. Io potrei anche fare da interprete al Comando Generale 24 ore su 24 senza uno stipendio. La domanda fondamentale è perché non avere un interprete arabo? 140.000 persone che sono arrivate in Italia in quest'ultimo anno dalle imbarcazioni hanno parlato in arabo. Quando hanno parlato in inglese, le informazioni che hanno dato erano informazioni basilari. A volte il problema fondamentale non è solo la lingua, è anche cercare in qualche modo di gestire le persone che stanno a bordo, cioè gridare, urlare e dire basta, non mi dare più informazioni che non hanno un senso. Ad esempio, le donne gridano e i bambini piangono, grazie, sei in mare. Urlare e dire coordinate, 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 e la risposta dall'altra parte è successo ora mentre ero nella stanza 9. Un'imbarcazione ha chiamato adesso, un'imbarcazione che è uscita dalla Libia, continuavano a dirmi non sappiamo prendere le coordinate, non sappiamo usare il GPS, perché non ce l'abbiamo, non sappiamo usare il GPS che è dentro il telefono Turaya. Semplicemente gli ho spiegato come prendere le coordinate, me le ha comunicate e ho chiamato la guardia costiera. Quello che facciamo dentro quello che faccio insieme ad una ragazza di nome Agata dentro la stazione di Catania, tutte le foto che vedete, l'ambiente, questo è un giardinetto vicino alla stazione di Catania. Prima cosa, fare dei biglietti di treno. Sconto comitiva, 68 euro, tutti partono felicemente verso Milano. Da Milano cominciano il secondo viaggio della speranza verso il nord Europa, sfidando il protocollo di Dublino. 68 euro, vi dico il prezzo? Perché dovrei anche parlarvi dello scafismo di terra. Sconfiggere lo scafismo di terra non lo si sconfigge con gli arresti e non è mai stato sconfitto con gli arresti. A Catania sono riuscita a bloccare lo scafismo di terra e non me ne vanto, perché tutto quello che faccio non l'ho mai fatto per dire che l'ho fatto, semplicemente l'ho fatto per sentirmi essere umano. Semplicemente tornare a casa e avere una coscienza pulita, riuscire a dormire e mangiare quel poco che ogni giorno riesco a mangiare e sentire che realmente me lo merito. Scafismo di terra, persone ferme davanti alla stazione, davanti ai centri di prima accoglienza, persone che ti dicono sali, sali, sali in macchina, dai, 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 ti portiamo noi a Milano, 500 euro, 400 euro. Non andare in stazione perché c'è la polizia, perché ti identifica con le impronte e non puoi continuare il tuo viaggio verso il nord Europa perché c'è il protocollo di Dublino. Bene, tutto questo sconfitto, quello che vedete, le fotografie dentro la stazione, ogni giorno partenze di 200-300 persone. Prima cosa, facciamo i biglietti. Seconda cosa, le schede. Le schede telefoniche sono qualcosa di piccolo, ma di importantissimo per chi ha fatto una traversata di 10 giorni, 7 giorni, 2 giorni, senza che la propria famiglia, tanti ragazzi sono partiti senza dire ai propri familiari che erano in viaggio. Un ragazzo è arrivato a Catania dicendomi dammi il tuo telefono, voglio chiamare mia madre. Mia madre sa che sono in Libia. E io gli ho chiesto, ma non è possibile, sei partito senza dire alla tua famiglia che eri in mare. Mi ha risposto e mi ha detto, mi vergogno delle lacrime di mia madre. Le voglio sentire adesso, ma devono essere lacrime di gioia. La terza cosa che facciamo, andare nelle banche di Catania, semplicemente far fare a queste persone cambio da dollari ed euro, semplicemente indicando a queste persone quello che bisogna fare, senza ricorrere a persone che per strada magari possono dar loro dei soldi falsi. Un'altra cosa importantissima, dopo che si fanno tutti i biglietti, dopo che si cerca in qualche modo di scherzare, di ridere, arriva il momento importante che è quello delle informazioni. Raccolgo tutte le persone dentro la stazione di Catania, metto un megafono qui, giro il megafono dietro e il microfono avanti perché fa sempre una sorta di interferenza. Qui, quelli che stanno dietro soffrono perché sentono questa voce, e quelli che stanno avanti cercano in qualche modo di
Oddio, questa ci sta per dare informazioni, ci sta per dire che noi non possiamo continuare il nostro viaggio verso il nord Europa. Ci sta per parlare del protocollo di Dublino. Bene, cerco in qualche modo di dar loro tutte le informazioni e tra queste informazioni anche, guardate che partite col treno Villa San Giovanni Milano, state attenti da Villa San Giovanni fino a Napoli, chiudetevi, prendete le cinture, chiudete la porta, non per qualche cosa, ma siccome sono qua da 26 anni, so che qualcuno potrebbe aprire la porta e so che potrebbero scomparire i soldi che avete. Dopodiché cerco in qualche modo di dare tutte le informazioni che possono servire a queste persone, che siano informazioni legali o che siano informazioni in qualche modo anche banali. Questa è una delle foto che più amo. Durante questi 2 anni sono successe tantissime cose dentro la stazione di Catania. Il ragazzo che vedete con questo melone spezzato in due e con i numeri 25. Ve la racconto. Stavamo facendo dei biglietti. Vedo che la sua data di nascita è il 1° agosto. Io ho una filosofia del mare, la filosofia è la seguente: le persone che mettono piede su un'imbarcazione quando scendono a terra sono nati per la seconda volta. È una nuova nascita semplicemente perché devi ricominciare, devi imparare una lingua. Ti serve qualcuno che ti spieghi dove si trova il panificio più vicino, ti serve qualcuno che ti spieghi che dentro la stazione per poter andare in bagno devi spendere 1 euro, magari hai mangiato anche un panino che costava 50 centesimi, ma questo non è un problema, devi spendere 1 euro. Qui questo ragazzo faceva il compleanno ed era il 1° agosto, mi ricordo che quella giornata, durante l'accoglienza di circa 300 persone, mi arrivarono in quella giornata 7 SOS in questo telefono. 7 SOS, SOS che io registro sempre, perché persone che mi hanno chiamata non sono mai arrivate. Tante di quelle persone che hanno lanciato un SOS non sono mai arrivate, persone a cui non ho mai fatto un biglietto del treno, persone che non hanno mai preso il mio telefono, persone che non mi hanno mai detto dov'è il bagno, persone che non mi hanno mai chiesto cos'è il protocollo di Dublino, che cos'è la Bossi-Fini. Questo ragazzo, cosa abbiamo fatto? Semplicemente ci siamo messi d'accordo insieme a dei ragazzi che hanno viaggiato con lui, hanno fatto la traversata con lui e bene, ho detto: ma che sorpresa possiamo fargli prima della partenza? Vabbè, una torta costa 20 euro, io in tasca ho 5 euro, no, non si può. Va bene, ok, decidiamo un melone, non se lo dimenticherà mai, perché una torta è molto semplice, il melone no. 2 euro, 2 candele, finito il discorso, complice il mio amico, tac, dai. E abbiamo cominciato questo tanti auguri a te in 3 lingue, arabo, inglese e italiano. Italiano ero la sola, mi guardavano come una pazza. Ci sono piccole cose, anche quando non hai fondi, anche quando non ti arrivano 1.000 euro al giorno, anche quando ti arrivano 1.000 euro all'anno, ci sono piccole cose che possono cambiare la vita, lo sguardo, le sensazioni delle persone. Anche questo può cambiare tanto. Cioè, tu stai facendo accoglienza, sei una spugna, io mi sento una spugna quando faccio accoglienza, perché mentre fai il biglietto, mentre cammini con una persona verso il bagno, mentre vai verso l'ufficio della Western Union, mentre vai verso la banca, sei una spugna. Una spugna in che senso? Cosa fa una spugna? C'è dell'acqua a terra, metti questa spugna assorbe. Assorbi l'uomo che ti dice: hanno sgozzato i miei 3 bambini davanti ai miei occhi, hanno giustiziato mio figlio, hanno ucciso mia madre, hanno stuprato mia sorella. Qui ti rendi conto che quei discorsi della serie «Oh mio Dio, ma qui c'è la crisi economica, non è che li possiamo prendere tutti?» La risposta ovvia è: l'86% delle persone che sono uscite, almeno che hanno lasciato la Siria in questi anni, sono nei paesi limitrofi, cioè Libano, Giordania, Turchia. Cosa ha preso l'Italia, l'Europa, in generale? Quanti ne ha presi? Quanti ne ha accolti? Bene. Qualcuno è rimasto in fondo al mare per la tanta speranza, non per disperazione. Quando metti il piede in un'imbarcazione non lo fai mai perché sei disperato, lo fai perché la speranza dentro il tuo cuore è talmente grande che ti spinge a fare uno dei passi più pericolosi che possa. È molto più pericoloso salire a bordo di un'imbarcazione, prendere questa decisione e non, ad esempio, entrare dentro Homs, una città assediata da circa 2 anni. Bene, un bambino ti guarda, finiamo i biglietti, tu magari non hai
i soldi per comprare 50 kg di cioccolata per tutti i bambini e fai semplicemente questo gesto. Ora si ho il fiato. Lui ti guarda, lo chiudi, continua a guardarti, ti rendi conto che forse non ha più visto un palloncino da 3 anni. Glielo dai, ti guarda e ti ringrazia in un modo particolare, un modo diverso da come ringraziano tutti gli adulti. E gli adulti ringraziano, grazie, 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 ti abbiamo chiamato dal mare, hai chiamato la guardia, grazie. Invece i bambini ringraziano in un modo particolare. I bambini si appendono qua. Non abbracciano, i bambini si appendono qua. Quando un bambino si appende qui, bene, tutta la stanchezza che ti sei portato avanti per un anno, per 2 anni, qui, che te la senti la sera quando vai a dormire, scappa via, va via. Bene, questo tipo di accoglienza ha dei pro e dei contro. Ovviamente lavori tra favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Eh sì, la Bossi-Fini, oddio, il reato di immigrazione clandestina. Non ci capisci più niente. Io mi sono sempre fatta una domanda. Tanta gente mi ha incontrata nella stazione di Catania e mi ha detto: ma veramente quello che tu fai è tutto legale? La mia risposta è stata sempre: perché abbiamo arrestato Eichmann? Perché abbiamo preso tanti generali dopo la caduta del nazismo? Perché? Ma era tutto legale. Era tutto legale. L'umanità e la legalità. Certe persone nella storia riescono a prendere degli ordini e portare avanti questi ordini. Io credo che non esiste ordine più grande di quello che ti dà il cuore. Cosa potete fare tutti voi? Tu, lei, lei. Cosa? Milano, 36 minuti da qui, dalla stazione di Milano. Se noi chiedessimo a tutti i rifugiati che passano da questa stazione di scrivere un foglio, in questo foglio di raccontare la propria storia, io credo che tutti noi smetteremmo di comprare delle cose che non hanno alcun senso, come il prossimo iPhone 6. Tante persone non hanno bisogno né di cibo né di niente, hanno semplicemente bisogno di un abbraccio, di una carezza. Un bambino che è il 233, mi ricorda tanto certe epoche che ho studiato nella storia. A proposito, questo numero è molto più dignitoso rispetto a un altro numero. Tante volte i rifugiati mi spuntano, arrivano in stazione con 233. Io quando vedo questo, fratello, per favore, copriti, perché non riesco a continuare la giornata di accoglienza. Vorrei lanciare una cosa così, che è una provocazione. Io ho notato che il pane costa più dei farmaci. E questo l'ho scoperto quando dovevo scendere in Siria. C'era un ospedale da campo che mi chiedeva paracetamolo per i bambini. Mi sono resa conto che 100 pillole di paracetamolo costavano 3 euro. Siccome scadevano, dopo 7 mesi me li hanno venduti a 1 euro. No, io non ci ho creduto. 100 pillole di paracetamolo, 1 euro. Non è impensabile che un bambino possa morire perché ha una febbre alta. Semplicemente impensabile. Questo tipo di accoglienza ha un'altra parte che è molto difficile ed è la parte dei naufragi. Quando c'è un naufragio smetti di vivere. Smetti di vivere nel vero senso della parola. Io ho smesso di vivere il 2 agosto, ho smesso di vivere il 24 agosto, ho smesso di vivere il 6 settembre, ho smesso di vivere l'11-10 del 2013, il 3-10 del 2013. I morti, i familiari non credono mai che i loro figli siano morti. Non esiste ad ora, fino a questo momento, nella Croce Rossa italiana, né altro una lista delle persone morte o i cadaveri. Quindi i familiari chiamano gli attivisti per avere informazioni. Grazie a tutti.